signore, il comandante di questo posto qui, dov'è? Stiamo appunto andando dal comandante. Venga, si attacca. Si ritiene. No! Ma sei sicuro? Che mi meraviglio di te, ma tu sei un ragazzo, guarda che io sono del 1936, questi giocattolini io ci sono stati 5 anni, notte e giorno, c'ho pure una fissa alla coccina, c'ho. Se vuoi il mio curriculum te lo do, vuoi, lo vuoi? Cosa mi dai? Il curriculum. Mi vuoi corrompere con tutti i mezzi? Un bambino qui, ma non è possibile, me ne sarei accorto poi contro il regolamento, anche i compagni l'avrebbero sconsegnato, sono tutti uomini adulti, responsabili. Tutto! Mi sembra che sia tutto a posto. Ah sì, è solidissimo il pavimento, guarda! Ma che state a fare? Zozzeria, non mi dite niente. Ma no, così no! Ma che bella signora, come si presenta bene però! E questi cosa sono? Sì! Ma mi sembrano pannolini da bambino! Ah sì, perché io ho delle dimensioni, insomma ho un'attrezzatura di piacere. È molto limitata, molto umiliante. Così come una bambola. È tuo, usa la tattica di studio. Aia. Ma quale tattica di studio? Tu uccidi una bella scanocchia, mangia la gengiva e la ammazza direttamente. Addio! Casarotti, il gonfiabile! Eccolo! Permesso! Senti, per cortesia, io conto 1, 2, 3, ci vediamo un lungo respiro. Va bene. 1, 2 e 3. L'anima del principio d'incendio. Questo è l'inferno di cristallo. Ed ecco che la Telecosmo, con i suoi potenti mezzi mobili, si sta portando nel cuore dell'incendio. Stiamo vedendo se troviamo delle vittime, forse qui. E che c'è il fuoco dentro? Fuoco dentro? Perché fuori, secondo lei, che cos'è questo qua? Acqua? Signorina, per pietà.